Lo sentite anche voi questo odore, ragazzi? Ebbene sì, è tornato il momento di parlare nuovamente di Leak e di un personaggio a noi molto noto. Ciao ragazzi, io sono The Drake e oggi siamo qui con qualcosa del quale non discutevamo da un po' di tempo. Dalla campagna pubblicitaria di Pokémon Legend Arceus abbiamo fatto la conoscenza del buon caro Riddler Q, che ha tra virgolette entusiasmato e tenuto con il fiato sospeso tutti noi fan di Pokémon tramite i suoi leak e indovinelli sui giochi Pokémon degli ultimi anni. Dopo qualche mese di nulla, o perlomeno di piccoli indizi sparsi qui e là, è finalmente tornato a far parlare di sé, con dei post che stanno facendo letteralmente impazzire tutti quanti. In primis abbiamo la quantità di tweet che fanno pensare che il prossimo titolo della serie sarà collegato all'amata regione di Unima e a Pokémon Bianco e Nero, con i fan che sperano possa essere il secondo gioco della serie Leggende dedicata a Kyurem, del quale, se non lo sapete, ho realizzato un trailer fanmade qualche mese fa, ma che potrebbe anche essere qualcosa di diverso e addirittura totalmente nuovo. Mi dispiace per gli amanti della quinta gen, ma di questo ne parleremo in futuro, dato che secondo il leaker questo sarà il gioco che vedremo solo nel prossimo anno. Dunque, di cosa parleremo oggi? Se una parte di Leak riguarda il futuro lontano di Pokémon, l'altra parte riguarda quello più vicino a noi, ovvero il DLC di Scarlatto e Violetto che vedremo presumibilmente tra qualche mese. La quantità di indovinelli dedicati a questi contenuti aggiuntivi è molto grande, e un noto utente di Twitter, nostro connazionale, chiamato Eclipse, ha deciso di fare un riassunto di quelle più importanti, tra i quali quelli dedicati all'apparizione di nuovi mostriciattoli inediti. Già con i DLC di Spada e Scudo siamo stati abituati a vedere nuovi Pokémon, tra i quali Slowpoke di Galar, Urshifu, nuovi Reggi e così via. Dunque è palese che anche stavolta ne vedremo un paio, tra paradossi e forme convergenti. Lo scopo del video dunque sarà seguire passo passo la lista di Eclipse dedicate ai nuovi Pokémon nascosti nei leak di Q e cercare di dargli una forma più definita, realizzando dei veri e propri Fakemon. Rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci subito al lavoro. Una delle novità introdotte in Pokémon Scarlatto e Violetto è sicuramente la presenza di forme convergenti di Pokémon già conosciuti. Abbiamo visto Wigglet e Toadscruel, e secondo i leak nei DLC vedremo una terza forma convergente inedita. Nello specifico, il Pokémon che riceverà questa forma sarà una creatura di colore viola che cambierà il colore del corpo in verde. Sarà tra virgolette commestibile, e non è tutto. Sappiamo che sarà assegnato ad un Pokémon tra Weezing, Swalot, Drifblim e Spiritomb. Parliamoci chiaro. Così come le prime forme regionali viste da Alola, che erano solamente Pokémon di prima generazione, anche qui non mi meraviglierebbe avere una convergente di un'altra creatura di Kanto. Infatti, sempre secondo logica, Koffing e Weezing sono le opzioni più scontate, anche perché le altre due forme citate prima appartengono già a Pokémon della stessa generazione, ovvero Diglett e Tentacool. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, la community si è già messa l'anima in pace, la soluzione più semplice è la presenza nel DLC di un Koffing e di un Weezing trasformati in dei cocomeri, e secondo altre informazioni non ufficiali, sembrerebbero possedere il tipo erba-acqua. Ecco dunque che vi presento Kambing, il Pokémon cocomero. Questa creatura ama nascondersi nelle pozze d'acqua per assorbire più liquido possibile. Successivamente lo espelle dai fori presenti su tutto il corpo tramite potenti getti che rinfrescano tutto il territorio circostante. A differenza del suo lontano parente Koffing, questo Pokémon è molto utile per l'agricoltura e ben voluto dalla popolazione. Dai semi presenti sul corpo, che perde in continuazione, si possono coltivare ottimi frutti di uso comune. A livello 35 Kambing evolve in Meiling, il Pokémon tricocomero. Ora è in grado di immagazzinare ancora più acqua all'interno del suo corpo grazie alle altre due teste che fungono da serbatoi secondari. Si muove molto poco, ma se si è abbastanza fortunati, lo si può vedere camminare grazie alle liane che escono da sotto il corpo. Nulla di incredibile, lo so, ma purtroppo è quello che dobbiamo aspettarci. Da qui in poi le cose si fanno interessanti. Il secondo Pokémon della lista sembra essere probabilmente una forma paradosso, legata al concetto di esprimere un desiderio o chiedere un desiderio. Chi conosce il mondo Pokémon avrà subito pensato al mostriciattolo che incarna l'essenza stessa del desiderio, ovvero il piccolo Jirachi, misterioso di terza generazione. Tuttavia, sempre riprendendo gli indovinelli di Q, a questo misterioso nuovo Pokémon è legato un termine giapponese che significa sia desiderare, ma al tempo stesso volere, volontà. Quindi, secondo alcuni, così come Eclipse stesso, questo paradosso potrebbe anche essere legato niente meno che ad Azelf, il Pokémon volontà. Avrebbe senso, continuerebbe la linea tracciata da Suicune e Virizion, paradosso, di avere un singolo leggendario di un trio in forma appunto paradosso. E chi sono io per prendere in considerazione solo una delle due opzioni? Ecco a voi il paradosso esclusivo di Pokémon Scarlatto, Desiderio Antico. Questa creatura appare descritta in un certo libro. Sembra essere un antico Pokémon che solcava i cieli miliardi di anni fa e difficilmente avvistabile poiché ne esisteva un unico esemplare. Le sue piume erano intrise di uno strano potere che, secondo alcuni, potevano esaudire i desideri di chiunque ne entrasse in possesso. Per via di questo incredibile potere, pericoloso nelle mani sbagliate, sparì senza mai più farsi rivedere.
al tempo stesso, se abbiamo un'esclusiva per Scarlatto, non può mancare quella per Violetto. Ecco dunque Volontà Ferrea, il paradosso di Azelf. Questa creatura è descritta in un certo libro come una macchina creata per piegare la volontà di qualsiasi essere vivente a proprio piacimento. Le gemme presenti sulla testa e sulle code possono ipnotizzare gli sventurati in pochi secondi, che vengono costretti a compiere azioni contro il proprio volere. Le stesse tre gemme, sulle code oltretutto, sembrano essere state estratte da creature conosciute come guardiani dei laghi, ma non se ne ha ancora la certezza. Questi due Pokémon sarebbero interessanti, lo ammetto. Passiamo alla seconda parte delle immagini. Qui il punto più enigmatico di tutti, non perché gli indovinelli siano complessi, ma perché non si ha nessuna informazione al riguardo. Si parla di una nuova forma paradosso per un Pokémon di quinta generazione, tra i quali abbiamo già visto quelle di Volcarona, Among Us e Hydreigon. Se dovessi andare d'intuito, così come quelli già citati, probabilmente la scelta ricadrà su uno di quelli più amati dal pubblico. Le opzioni sono tante, Haxorus, Crocodile, Excadrill, eccetera eccetera. Ma se c'è una cosa che i Pokémon paradosso, almeno quelli del passato, mi hanno insegnato, è che a diventare dinosauri sono quelli più assurdi ed impensabili. La mia scelta dunque è Chandelure. Ebbene sì, ho trasformato un candelabro infestato in un dinosauro. Vi presento Miasma Acquatico, di tipo acqua spettro. Questa creatura, citata in un vecchio libro, vagava nei fondali marini alla ricerca di preda e nutrimento. Sebbene fosse visibile da lontano per via dell'enorme luce che produce, una volta puntato al suo obiettivo era impossibile sfuggirgli. La stessa luce prosciugava pian piano le energie dei malcapitati, rendendo inutile la fuga. Nonostante avesse gli occhi in cima, la bocca sembrava essere situata sotto la pancia. Ho scelto un bel plesiosauro per realizzare questo Pokémon, dato che non abbiamo ancora visto paradossi del passato prettamente acquatici. Proseguiamo con la lista, dove abbiamo ancora una volta dei paradossi di vecchi Pokémon. Questa volta, secondo i leak, si parlerebbe di due forme legate a Silcoon, o Cascoon e Duskunwar. Per quanto il secondo sia facilmente trasformabile in un paradosso, i primi due sono abbastanza peculiari. Tuttavia, esiste una spiegazione che giustificherebbe la scelta di queste due pupe di insetto, che allo stesso tempo si ricollegherebbe anche a Duskunwar. Forse non tutti lo sanno, ma Spineferre, il paradosso di Tyranitar, sembra riprendere un elemento apparso in Pokémon Bianco e Nero, precisamente nel Pokéwood. Questa struttura serviva a filmare dei cortometraggi nei quali apparivano diversi mostri totalmente diversi dai Pokémon, tra i quali un gigantesco Tyranitar Robot. Tra queste strane creature, ecco apparire una gigantesca astronave aliena a forma di Cascoon, che appunto potrebbe essere riutilizzata come forma paradosso. Oltretutto, esiste anche un altro mostro, chiamato Malim, di tipo buio spettro, che sembra in qualche modo ricordare la fisionomia di Duskunwar. Partendo da queste informazioni, ho voluto un po' strafare, ribaltando completamente la situazione. Partendo dalla figura del Dimetrodonte, ho creato Skaia Corazza, forma paradosso passata di Cascoon. Questa antica creatura, apparsa in un libro, sembra essere una mutazione causata da un coleottero non totalmente sviluppato, bloccato a metà tra il suo stadio larvale e finale. Agitava la grande vela sulla schiena per sprigionare grosse quantità di polline in grado di paralizzare, avvelenare o addormentare gli avversari. Si muoveva molto lentamente, quasi da sembrare immobile, ma in realtà sembrava essere molto agile e meschino durante le battaglie. Se Cascoon è stato buttato nel passato, Silcoon raggiunge il lontano futuro diventando Nave Ferrea, riprendendo sempre il Pokéwood. Questo essere proveniente dal lontano futuro sta interrogando centinaia di scienziati che non riescono a capire se sia una creatura vivente o meno. Fluttua nei cieli a velocità costante, espellendo di tanto in tanto piccoli droni che vagano in diverse zone. Sembrano innocui, ma si pensa siano piccoli alieni che si preparano alla conquista del nostro mondo. Finiamo in bellezza con un bel Duskunwar del futuro, ovvero Pressa Ferrea, di tipo acciaio spettro. Questa creatura non sembra essere malevola, ma si aggira nelle discariche alla ricerca di materiale ferroso da afferrare con le sue lunghe braccia telescopiche, che successivamente distrugge e tritura grazie alle mandibole presenti sulla pancia. È in grado di distruggere qualsiasi cosa. Per ora non si registrano incidenti di persone triturate per errore, ma meglio stare attenti. Sì, sono un po' macra per queste descrizioni, lo so. Passiamo all'ultimo punto di oggi, che mi renderebbe davvero felice qualora fosse reale. In questi tweet di Q possiamo vedere delle immagini che rappresentano la luna rossa di The Legend of Zelda, accompagnata da un poster di Bianco e Nero e quattro Pokémon: Umbreon, Mighty Hyena, Weavile e Ligarok. Non so bene a cosa serva quella di quinta generazione, ma se dovessimo ragionare in maniera semplice, la soluzione sarebbe un'evoluzione di uno di questi Pokémon legata alla luna, così come Ursaring. Sempre secondo logica, la risposta dovrebbe essere Mighty Hyena. Gli altri Pokémon sono troppo particolari per avere un'ulteriore evoluzione, e sappiamo che Pucci Hyena è stato presentato come Pokémon all'interno del primo DLC. Facendo qualche veloce ricerca, ho trovato la figura del Guerriena, letteralmente un licantropo, ma basato proprio sulle iene, animale origine di questo Pokémon. Le due cose si sposerebbero bene, aggiungendo anche che in alcune specie di iene la struttura del branco è matriarcale. Da questo ho realizzato un'evoluzione esclusiva per Mighty Hyena che evolve solo se femmina. Vi presento Lycan Hyena, di tipo buio lotta. Questo Pokémon, solo di sesso femminile, è a capo dei branchi di Pucci Hyena e Mighty Hyena.
Lotta con tutte le sue forze per difendere la sua zona e i suoi cuccioli e sembra diventare ancora più forte durante le notti di luna piena. Con i suoi simili, tuttavia, è molto docile e apprensiva. E con questo abbiamo finito. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa lunga lista di nick. Che ne pensate? Quali di questi Pokémon potrebbero essere veri? E quale vorreste vedere all'interno del DLC? Fatemelo sapere nei commenti e se siete arrivati fin qui vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi e attivare la campanella per non perdervi nessun altro contenuto. Ora vado nel mio angolino a pregare che Mighty Gena ottenga davvero una nuova evoluzione. Alla prossima! A proposito di Pokémon robotici, vai a vedere lo scorso video dove ho realizzato i Pokémon all'interno del mondo di Five Nights at Freddy's.